Let's go. Make no excuses now. I'm talking here and now. I'm talking here and now. Let's go. Your time is running out. I'm talking here and now. I'm talking here and now. Siamo appena tornati dalla pubblicità e apriamo questa versione serale del VIP Master proprio con te. Il suo fraschio sempre immutato. La meravigliosa Lori Del Santo. Noi abbiamo un argomento molto elevato stasera. Sì, allora te lo anticipo io. Passando mi hanno detto, vedi, tutte rifatte. Non è più un difetto, secondo me. Io c'ho il grasso, non ho la protesi. Perché vuoi che senta? No, non lo so. No, voglio dire, le mie sono vere, solo che magari ingrassando un attimo sembrano tutte alte rifatte, ma non è vero. Sei ancora una donna meravigliosa, lo sai perfettamente. A volte la bellezza è anche un'arma a doppio taglio. Beh, ormai sono nel cuore tuo da un po', perché è un po' che ci conosciamo. Che assolutamente. Ci conosciamo. Però, Roberta, il nostro livello culturale è sempre molto alto. La domanda è questa, attenzione, concentrati, perché non so se il tradimento estivo vale meno del tradimento invernale. Il tradimento estivo è un tradimento, punto. Estivo si fa magari nella stanza dove ci si cambia, nei bagni, invernale sotto le coperte, quindi non so, forse è vero, vale meno. Se è contenta lei. Al fianco di Lori, ma è una bravissima tennista, è... eccezionale Alessia Tomba. Oddio, il tradimento di solito non è accettabile, la stagione non conta, diciamo, dai. Beh, dipende dallo spread naturalmente. Non è che uno può lasciare fuori lo spread da queste considerazioni epocali. Bisogna provarci, sì, io sinceramente non ricordo di essere stata tradita, però ho tradito. Come l'hai pezzata? L'ho pezzata che poi alla fine, siccome rispettavo quest'uomo, ho detto forse è il caso che io e te non stiamo insieme, perché se ti ho tradito vuol dire che non ti amo abbastanza quanto meriti. Perché noi donne lasciamo, mentre gli uomini quando tradiscono pensano che sia solo una cosa di sesso, e invece è un bel rodimento. No, non è vero, perché noi la mattina non ci ricordiamo neanche la persona con cui l'abbiamo fatto. Invece voi no, disastro, ah, se l'ho fatto con quello vuol dire che io non amo più quell'altro, non è vero? Eh sì, perché noi ci mettiamo anche un po' di cuore e un po' di testa, non ci mettiamo solo quella testa là, quella parte lì. Quella testa là. Insomma, effettivamente il tradimento estivo gode di una sorta di franchigia, l'estate da sempre è l'equivalente delle ferie. Piuttosto il paragone dovrebbe essere il tradimento estivo, in che rapporto è con il tradimento fra Natale e Capodanno? Questa è la cosa interessante. Ma da dove sono usciti? Ma chi ha chiamato questo? Per quanto riguarda la tua esperienza, non vogliamo sapere nome e cognome e quant'altro, ma ti è mai capitato di essere tradito o di aver tradito durante le tue vacanze, anche se le vacanze per voi sono quasi un sogno? Ma sta venendo piovere, poi domani vado a sciare, sai che... Come vai a sciare domani? Io vado a... Cominciate già? Iniziamo a sciare. Tu lo perdoneresti un tradimento estivo? Diciamo così. Sarei solo se anch'io ho tradito, altrimenti è dura. Per tradimento si intende il pensiero o l'azione? No, l'azione, allora, pensiero, beh, cioè, pensiero. Siamo tutti. Non penso più nessuno a un pezzo, quindi di che stiamo a parlare? Per me non è mai perdonabile. Se uno sta con una persona, deve stare con una persona, non è che può dividersi, se no uno sta libero e fa poi quello che sei vuole. Sei felicemente fidanzato adesso? Sì, adesso sì, quindi per me... E in vacanza dove andrà quest'anno? Io vado in Argentina a sciare, speriamo. E lei invece dove va? Ma vedremo. Così almeno ci diamo un'occhiata, capito? Adesso speriamo, bisogna fidarsi, dicono che bisogna fidarsi. Vabbè, insomma, in bocca al lupo. Crepi, grazie. I'm bulletproof, nothing to lose, far away, far away. Meglio non far sapere, non bisogna farsi scoprire, questo è il segreto. E quindi la domanda era se c'era una franchigia estiva per il tradimento. È perdonabile più facilmente, anche per quanto ti riguarda, la tua esperienza magari qualche anno addietro. Ma io nel 700 ho avuto dei rapporti, però insomma adesso se mi ricordo bene. Quindi... Dipende dalle persone e dipende da quanto è alta la posta in gioco. Una distinzione sottile ma di sostanza. D'estate uno...
si sente più libero, è il rapporto che c'è con i vestiti, c'è meno roba in testa. Sì, come la canottierina, la minigonnina, invece d'inverno pellice e quant'altro. Molta gente c'è il perizoma, ce l'ha intorno alla testa, come si sa. Adesso questo è un altro discorso. Ma le marche schi, oh cat che schi, le marche! Fallo bene, perché se è veramente una cosa momentanea, estemporanea, un momento di pelle, di sensazione, dura poco e quindi deve rimanere tale. Deve rimanere nascosto, non deve essere rivelato. Preferirei non saperlo. Bene, quindi anzi, diciamo, i tradimenti non vanno confessati. Cuore che non vede, cuore non vuole. Occhio non vede. Scusa, sono ignorante come una scarpa, scusa. Eh beh, si vede che te è un traditore. Occhio non vede, cuore non vuole. Stavo leggendo il Tonnotto. Tonnotto è lo sponsor. Ah, è lo sponsor. Sponsor, dillo due o tre volte così. Il Tonnotto. Sicuramente ci alzeranno il budget. Per favore. Una splendida showgirl, sempre bellissima, in forma smagliante, la splendida Carmen Russo. Voi siete una coppia assodata da quanti anni? Sono 30 anni. 30 anni, quindi... di matrimonio. Non finirà mai. Però la domanda, caro Max, è questa. Oggi al bagno paparazzi, non so se tu c'eri. Ci sono stato stamattina. Ecco, stamattina non so, ma oggi tutti si chiedevano, altro che spread, altro che spending review, le corna estive. Valgono meno di quelle invernali? No, molto meno. Ma no. Sono dei vestiti che uno c'ha addosso, è chiaro. Ma lui non doveva fare il ballerino, secondo me doveva fare il cabarettista. E il gran colpo di Max Lodadio, a chiudere il punto. È una domanda seria. Valgono meno, perché d'estate le donne sono più frizzanti, allegre, gentili e quindi... Lasciateci divertire. Ma è una cosa assurda, il tradimento è tradimento. Cosa vuol dire? Perché uno in inverno... Lo so, ti manda sai, però botte via col bagnino, con... No. Che cose sono? Proprio come se il sesso fosse buttato al supermercato, così. Dipende quello che offre il mercato. No. Capito, ma tu le accetteresti più facilmente? Da mia moglie? Insomma, da chi? O dalla tua di moglie? No, dalla tua, diciamo. Dalla mia un po' meno volentieri, ecco. Ovviamente la domanda è superflua, nel vostro caso non è mai successo, no? Secondo me sì. Io penso che il tradimento è la cosa, se uno dopo si pente è tragica d'inverno, d'estate, se uno invece fa il tradimento e dopo non si pente, perché io vedo tutti che si pentono, io sento i miei amici che spesso mi... Suoi amici, ha precisato. No, io non ho mai... Metto la mano sul fuoco. No, sto scherzando. Non ha senso avere un matrimonio, tutto, e poi tradire la persona che ti è più vicino e più cara, cioè trovo che sia una cosa fuori dal mondo. Ci vuole un bel pelo sullo stomaco. No, dimmi dove vuoi, arriva al fondo. Il tuo punto di vista sulle cose. Ma che è il mio mestiere lavorare con il microfono, dove vuoi arrivare a sapere se appunto una... Se le corna mia moglie. No, vabbè, quello no, assolutamente, non facciamo gossip. Vogliamo appunto il tuo punto di vista, non è male. Leggi, studia! Non andare in televisione! Per sapere se sono perdonabili più o meno facilmente quelle estive rispetto a quelle invernali. Secondo me no. Spesso si pentono e allora no, bisogna pensarci prima. Se invece dopo sei contento e allora va bene tutto. Quindi secondo voi è più perdonabile comunque effettivamente quell'estivo? Se uno si pentisse, venisse, non so, fosse successo appunto al buon Enzo. Non è mai perdonabile, quindi io sono decisa. Non sono perdonabile. Ma a te è mai capitato di... Sì, sono un fedigrafo di natura. Quando prima di... Ecco, essere... prima, no, infatti. È una vergogna per un uomo. Tu hai perdonato? Oh, no. Mai. Rigido fino in fondo. Nemmeno, però nemmeno mi hanno perdonato. Hai sofferto anche tu, è come tutti noi. Come tutti. Se la donna ti perdona è una condanna a vita, perché non è vero che ti perdona, te la fa pagare per tutta la vita, quindi... Vedi, ha capito benissimo. Si vede che è soddisfatto del nostro rapporto. Faccio ragionare il cervello. E quindi, sai, quando uno mangia bene in casa, al ristorante non ci va. Che intervista è? Oh, ma siete sicuri di farlo lavorare questo qua? Perché sono calmo. Anche tu? E sono già pelato. Insomma, che ne voglia di prosciutto cotto o t'hanno trapiantato una chiappa? Allora, questo è lo scoop. Volevamo arrivare qua, tutto qua. Si vede anche in televisione ormai. Eccola, signori, Valeria Marini, eccola. Le avessi, ma sono due. Stiamo parlando comunque, bravo Piero. Stiamo parlando di tradimenti in questa puntata. Più peso tradire d'inverno o d'estate? No, io dico che se sei innamorato non tradisci.
Mi state divertendo? No, le corna sono le corna, quindi non sono accettabili oppure sono sempre accettabili, non farei distinzione tra estive e invernali. Ecco, attenzione Mario, che si vede il ponte. Ma io credo che le corna pesino sempre, anche in primavera. D'estate dicono che tutti lo fanno più volentieri e quindi puntiamo sull'estate, però credo che sarebbe meglio farlo tutto l'anno. Vai tranquilla. Sempre. Le scappatelle quando sei al mare da solo lo puoi anche fare. No, ho capito, ma quando sei con la moglie è impossibile. No, per carità. Farei distinzione tra essere in un rapporto dove ci si dicono le cose e dove le cose si rivelano, anzi, magari le corna non sarebbero da prendere come corna, ma come bisognerebbe coinvolgerlo questo terzo eventuale. A quel punto non ti più. Quel trio. No, nel senso che dipende quanto uno ha voglia di dire la verità al proprio partner. Ma lì è il bilanciamento delle tette, Valeria, che ballano quando incassi un po' troppo. Tu hai mai tradito? Beh, non lo posso anche nel passato. Beh, qualcosina è scappata, sai, non te ne accorgi. Poi noi siamo dei privilegiati, siamo belli, ricchi, alti, quindi capitano queste occasioni e non puoi sempre tirarti indietro. Tu l'hai mai detto la verità dopo magari un corno? Io non credo che abbia senso stare insieme a una persona senza dire la verità, credo che sia una buffonata, cioè si prende in giro prima se stessi. Quindi non vanno mai perdonate le corna? No, no, le corna si perdonano, si possono anche fare le corna, però bisogna dire di averle fatte, insomma, bisogna essere onesti. Ma dipende. Dipende, si può anche perdonare, dipende dal momento. Tu hai mai perdonato? Ma a me non mi hanno mai tradito, almeno. La cosa non mi ha scioccato. Poi okay. Non so, non posso controllare 24 ore 24 ore mia moglie, assolutamente. Però mi auguro che non l'abbia mai fatto. Tu tradiresti Mediaset per andare in Rai? Ma non so, quello non so se sarebbe mai un tradimento, potrebbe essere una scelta professionale nel momento che Mediaset non riconfermasse il contratto. Io lì sto bene, vorrei rimanere lì, però sono stato alla 7, sono stato alla Rai, sono stato a Mediaset, ho lavorato un po' con tutti, quindi ho tradito tutti. Uno mica c'ha la cintura e castità, cioè non è che una donna deve stare con lo stesso uomo tutta la vita. Può amare questo uomo, magari desiderare sessualmente altri. A quel punto cosa facciamo? Sfasciamo la coppia o facciamo sì che la donna magari possa stare con altri e comunque anche con il suo uomo? Se il suo uomo tollera questo, io suggerisco all'uomo non solo di tollerarlo, ma di viversela bene. Stai parlando bene di Pier Silvio. Ma Pier Silvio è un bravo ragazzo, credo che le colpe, se ci sono, non sono certo sue. È vero, facevano delle gare di, come si chiama adesso, burlesque. Vederesti al governo ancora prossimamente Berlusconi? In quale ruolo? Presidente della Repubblica. Vabbè, sarebbe un bel colpo. Beh, ricomincerebbero a lavorare centinaia di comici, a questo punto anche internazionali, perché il presidente viene rappresentato poi in tutto il mondo. Non lo so, è il suo sogno. E i sogni sono come desideri, no? Dicevano. Quindi glielo auguriamo. Primo piano, eccoli qua, Mario Paolo Baldassarri, il sindaco di Valentina, Mario Pellecca, Piero Chiambretti e Valeria Maini, protagonisti di questa 22 edizione del Master. Lo so, tu mi guardi così, anch'io. Anch'io ci sono rimasto male. L'hai combinata veramente grossa. Come l'ho combinata grossa? Ho solo fatto la pipì. Io non ti perdono, non lo perdono, no. Non si può andare avanti così. Vabbè, comunque, cosa facciamo? Ne parliamo a cena? No, ormai è fatta, io non lo so. Adesso devo ripensarci a tutto quello che è successo fra noi due. Ma non arrabbiarti, dai. No, non sono arrabbiarti. Io sono pragmatica. Pragmatica? Pragmatica cosa vuol dire? Non lo so. Vabbè, comunque, ne parliamo a cena. Via, dai, andiamo. No, dopo cena però. Dopo cena, ne parliamo dopo cena. Signori, mi raccomando, questa era la quarta puntata di VIP Show. Noi ci vedremo alla quinta. È tutto da Milano Marittima. Quindi, che dire agli italiani a casa? Forza Italia! Che cosa hai detto? Forza Italia no, eh? No, forse no, ma lo sai che non è il momento, che quello là ha detto che ritorna in campo, eh? Cambia, ecco, Italia forza! Beh, sì. Così è meglio. Quick time, girl. Oh, summer paradise, baby. I'll be there.
Deep Show con il tonno 8 volte più buono. Marshall, All Round Excellence.